Va tutto bene, capo? Questi bastardi mi hanno rotto, Jackie. Dobbiamo farla finita. E questo è il piano, Bin. Fammi sapere cosa fare. Vediamo come sta Johnny. Come vuoi, capo. Quando sei pronto a spazzar via quei bastardi, facci un fischio. E benvenuti a questo nuovo episodio di Darkverse 2. Scusate che non l'ho fatto prima, ma ero un po' occupato con tutti i giochi che ho e a registrare le altre serie. Ok, andiamo da Johnny. C'è di qua. No. Sì, no. Sbagliato. Ah, di qua. Eccolo lì. Prendi la tua medicina, non è veleno. C'è che ho sentito quello che è successo, Cristo. Mi sa che sto andando fuori di testa, cazzo. Continuo a vedere quel manicomio e sta peggiorando. Non lo so, forse mi sto esaurendo o qualcosa del genere. C'è che, ascoltami, questo è l'effetto della tenebra. Ti confonde. Allora, stavo pensando che forse è un buon momento per andare alle Hawaii, o alle Fiji, un bel posto caldo e soprattutto lontano da questi qua. No. Si sono rifugiati sul vecchio lungomare di Astoria, in un posto che si chiama Hellgate Field. Io e Jenny ci andavamo da ragazzini. È lì che devo andare. Jackie, pensaci bene. Potrebbe essere un inganno. L'intera faccenda puzza di trappola. E infatti è una trappola, stupido. Ma ho forse un'altra scelta. Non posso lasciare che continui a torturare Jenny. Non lasciare che prendano la tenebra, Jackie. Se lo fai, siamo tutti fottuti. E l'ampolla? Non puoi lasciare che la prenda la tenebra. Se lo fai, saremo completamente fottuti. A quel punto, neppure l'Angelus potrebbe fermarla. Potrei non avere scelta. Cazzo, non ho proprio via di uscita, eh? Ascolta, Johnny. Grazie di tutto. Di nulla, Jackie. Solo sai com'è? Mai, mai, mai più! Ok? Un attimo, ha detto Angelus. Ma io saperne di più, eh? Quando stavamo parlando hai detto che neppure l'Angelus potrebbe fermarla. Cosa vuol dire? Cos'è quest'Angelus? L'Angelus? Vuol dire che non lo sai? Jackie, l'Angelus è l'esatto opposto della tenebra, una creatura di pura luce. L'Angelus e la tenebra si sono combattuti da un sacco di tempo, amico. È da un bel po' che non si fa più vedere, per questo tu, più di chiunque altro, dovresti, ringraziare la tua buona stella. Dici che è stato quest'Angelus a creare l'ampolla? Così si dice, una creatura di pura luce, un'arma di pura luce, piuttosto la stessa acqua. Quindi l'ampolla potrebbe uccidermi. Certo, se ti uccidessero con l'ampolla, la tenebra non potrebbe mai riparare il danno. Andresti diretto all'inferno, senza passare dal via, senza ritirare le tue 20.000 lire. Cioè? Va bene, grazie. Parlami ancora di questo Angelus. Cioè, al di là del fatto che vuole ucciderti. Qualche altro dettaglio sarebbe utile. Va bene, ecco qui. Tutto ciò che caratterizza la tenebra è il contrario per l'Angelus. La tenebra è buia. L'Angelus è luce. La tenebra spaccia il caos. L'Angelus l'ordine. Alla tenebra serve un ospite maschio. All'Angelus una femmina. E direi che questo spiega perché combattono da sempre. Femmina? Sì, hai presente? Tette, borsetta, scarpe. Femmina. Devo farti un disegnino. Vuol dire che un giorno questa tipa si presenterà e cercherà di ucciderlo? Già, e se ti fa sentire meglio, non sei il primo che si trova in una situazione simile e certamente non sarai l'ultimo. Alla grande. Grazie ancora, Johnny. No problema. Molto rassicurante. Ehi, se vuoi posso avere... Cazzo. È andato tutto a puttane in un bar. Così non va, capo. Questa è una brutta storia, Jackie. Non va affatto bene. Ho parlato con Vinny. Forse dovremmo nasconderci per un po'. Lasciare che le acque si calmino. Ottima idea. Voi dovreste fare esattamente così. Io però stanotte voglio metterci la parola fine. E questo cosa diavolo significa? Significa che vado sul vecchio lungomare di Astoria. Lì tengono una cosa che mi serve. Cos'è questa storia, capo? Ti basta dire una parola. Io e i ragazzi siamo pronti a schiacciare le palle a quei cazzoni che hanno osato venire qui. No, Vinny. Ho messo a repentaglio voi ragazzi per causa mia. Non voglio farlo più. Devo andare da solo, capito? Jackie, non posso. È un ordine, mi hai sentito? Hai un bel paio di palle, ragazzo.
Vinny, se non torno indietro. Non dire nulla, Jackie. Parleremo quando tornerai qui. D'accordo? Speriamo. Ok, si va. Da ragazzini, io e Jenny eravamo al verde, ma lei sapeva sempre come divertirsi. E una volta era il mio compleanno, ti è intrufolato in una pista da pattinaggio. Un bambino stava dando una festa così grande che nessuno notò la ragazzina che si prendeva un po' di torte e qualche regalo. Tutto per me. Il mio miglior compleanno. Riusciva a intrufolarsi nei cinema, nei bar, qualsiasi parte. E se per caso ci beccavano, era tanto brava a svicolare quanto lo era a entrare dentro. Convinceva chiunque di qualsiasi cosa. Avrei dovuto saperlo. Una fortuna simile non può durare per sempre. Ah, ragazzi, questo... Spero che quel coglione abbia detto la verità. Vediamo. Questa parte qui è abbastanza lunga, quindi la dividerò, in tre parti. Beh, godete voi questa prima parte. Quindi buona visione o buon terrore. Jackie, sono qui. Jenny, aspetta. Vieni, voglio mostrarti una cosa. Questo non è reale, tu non sei reale. Vieni, faccia di topo, so come possiamo entrare senza pagare. Voglio che sia reale. Ti stai ingannando. Manipolarci in fiction, promettimi che non ti spaventerai. Hai sempre saputo come divertirti, non è vero, Jenny? Sto venendo a prenderti, baby. Tieni duro. Sono risultato dagli altri scontri. Andiamo, dobbiamo pareggiare. Questo guida. Perfetta. Ok, da quale parte? Qua. Orsacchiotto blu, così imbronciato, mi ricorda te. Jackie, stai bene? Cosa c'è che non va? Avanti, ragazzino, non ho tutto il giorno. Entri o cosa? Puoi vincere per me quello blu grosso, per piacere. Vinci il premio per me e ti dirò un segreto, ma non farti strane idee. E proviamo. Jackie!
quanto mi diverto. Maledetto. Non dico, ma io ricordo. Ma ci faccio quella politica di prendere per tre. Sì, ci siamo, no? Adesso via niente. Maledetto. Pari. Dove sei? Fatemi i vostri cuori che ho fame. Sento che qualcosa non va. Ha visto bene. Di inquisire qualcuno. Cavolo, mi ha attaccato le spalle e non mi sono neanche accorto. Vabbè. Via, 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 via. Via. Morito, andiamo, morite. Oh, finalmente. Quanto li odio questi. C'è qualcun altro? Ah, ecco la parete di qui. Nessun segno di pericolo. Cosa io pericolo, guarda. Oh, ecco qua. Filo.
stai sistemando. La prima parte di questo episodio finisce qui. Eccoci di nuovo qui. Bene, da qui mi fermo così comincio il secondo.